del VAE, spiega la serata di Gio. Dopo tutti i casini del VAE con le Gio. Allora, ciao Giorgio, ciao Cisco, fotografo ufficiale. Bene, allora, la serata di questa sera, come sapete, è stata pensata dall'esimio dottor pensionato Valerio Paesano, e il tema è il vinile della nostra storia, che qui tra poco si parte. Devo dire che tutti gli anni, questa sera vi ricordo che è il 14° compleanno del Cenacolo, mi piace sottolineare la serata in qualche modo. Con Vai se n'era parlato, ho detto, non ho idea di mente questo anno. Per cui passo a serata del vinile, certamente. Allora l'idea qual è stata? Di appoggiarsi alla serata del vinile. Facciamo entrare il dolce. Insomma, le storie c'è sempre quelle, però il dolce ha la sua immagine. Sai perché non funziona più tornata tante volte? Non funziona? Che bagna il pollo di lasciala andare, quello di bagnate. Vieni avanti lo stesso, accendiamo pure la luce, no? Chi? Con tutti i colori. Bene, vai, vai, è vero, bravo. Metti un sorriso. Però fai il tuo giro. La serata del vinile e la torta è il disco d'oro del Cenacolo. Lucenza. Appoggiala pure di là. Il tema del suo ultimo periodo si traduce così. Questa è una colonna sonora di 14 anni di Cenacolo. Scusa? Colonna sonora. Ovviamente, ho fatto delle domande. Mi è piaciuto anche raccontarvele qui, le scelte che ho fatto, quindi alla fine serata ve l'ho portata a casa, naturalmente non c'è stato di però, però alcuni momenti è in cui qui si racconta dove eravamo, qual era la data, perché abbiamo scelto queste canzoni. Quindi, come vedete, il tema è il vinile di Maesano e al 14° anno di Cenacolo, disco d'oro o disco in vinile nero, lo celebriamo in questo modo. Però ti sei incoerente però. Sì, ma dovevi fare i vinili anche a me. Maturo, si vede. No, gli porta bene, deve luci che dico che ha fatto un prodotto. No, allora, questa sera nasce da un'idea così estemporanea dopo uno scritto di qualcuno sul gruppo. Mi è venuta in mente questa roba qua. L'idea iniziale era quella di portare ognuno di noi un paio di vinili, esclusivamente vinili. Fatto. Che... Va bene, insomma, io ho portato per delega anche quelli di un'altra persona. E chiaramente se lo scopo era quello di portare dei vinili che per noi hanno rappresentato qualcosa, io avrei potuto portare tutti i 200 dischi che ho, perché ognuno di loro rappresenta qualcosa. Solo 200? Va bene, solo che te. Allora, cosa ho fatto? Mi sarà anche le mance, sai? Allora, cosa ho fatto? Spogliati? No, ti do più qualcosa. Allora che cosa ti che si muove? Batte l'altro. Sfogliando i vinili, ho tirato fuori quelli che nel momento in cui li guardavo mi davano una vibrazione in più. Non sono necessariamente legato nel disordine, per lo che segna tu di genere. Male, molto male. E sono uno di blues, ma è un blues particolare. Per cui. Il blues ma no, basta, no. Io vorrei cominciare, farei una cosa del genere. Ognuno di noi facciamo alternati. Io avrei pensato di fare ognuno suona tutti i propri dischi, poi passare la mano a un'altra persona. Qualcuno mi ha fatto notare che forse se adesso invece si alterneva. Se no, se finisse il mondo a prima. Sì, no, ma facciamo un par di canzoni. Che suoniamo tutto l'LP. Magari anche piccolo, nel momento in cui uno parla, dice il motivo per cui l'ho portato. Di che si passa un altro, sono veramente il primo. Bene, l'ultima cosa, dopo veramente mia, per l'ultima da parte nostra, la bottiglia cenacolare, ovviamente, ok, il simbolo del disco
voluto anche di omaggiare un amico per le sue recenti performance in nel luogo che è diventato il suo luogo di affetto. E quindi vorrei che ci sia fotografasse di etichetta da parte di qua. Questo è un cuvée Imperial. Il feudo, e si può dire che anche in questo caso l'etichetta sia stata puntuale. Ma dove ti trovi? Con il suo cuvée il feudo. Stavo prima foto. Bene, partite pure. Allora, a Reggio. Non mi ricordo se era agosto, luglio, c'è anche di luglio, agosto, ho fatto i 60 anni del 59, però con Carlo Fabrizio, 19, sono già a luglio, vero? Luglio avevo fatto a pizza, sì, d'accordo. Abbiamo fatto a giugno. Allora, abbiamo preparato una bottiglia con l'etichetta del 59, ti mancavi te, quindi questa sei a tua. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Allora, adesso però, come dicevo, Gays. Va bene? Gays. Quindi racconta Maurizio. Allora, questa praticamente è un ricordo di una vacanza dell'88, luglio 88. Io per motivi di lavoro ho dovuto tornare una settimana prima, invece loro sono fatti due settimane. Sono arrivato fino a Dublino. No, siamo andati con la antesignana dalla Ryanair a Dublino. Da Oris sono partiti anche, tra l'altro. Mi ricordo che c'era uno steward di bordo perché è morto. Mi ha detto, morti perché tempo fai che vado. Very hungry, very hungry. Siamo arrivati. Più una palla, c'è la terra, il sole. Una settimana di sole. Una palla di morti. Siamo stati a Dublino. Non riuscivo a venire fuori da Dublino perché si ricorda. Ci dà un'indicazione molto molto. Turroid. Dopo praticamente siamo andati giù verso. Comunque questo disco è di una cantante che era ignota fino a quel periodo. Mary Cola. Poi ascoltata da noi proprio questa vacanza in Irlanda che si è avuto un discreto successo. Tra l'altro, come è venuta fuori questa cosa? Negozio di abbigliamento dove adesso capisco che ha comprato, ricordate il capello bianco all'irlandese con cui ha fatto una serata in Irlanda con suo figlio e Paolo Bonora tempo fa. In quel negozio andava musica in sottofondo e io ti ho cominciato a scusare, che sei stata tizia che cambia. No, già la sua canzone parte più bella che nel disco che lo regalai tu. Siamo andati al negozio di fronte di dischi, comprato una musicassetta perché avevi una macchina a noleggio e per il resto del viaggio abbiamo ascoltato Mary Cola. Arriviamo a Galway. Cosa c'è a Galway quella sera in albergo? Concerto dal vivo di Mary Cola. Tutto esaudito, sold out. E ora? Era lì, andai viva al pub. All'ingresso e nel mio inglese che ho detto sono venuto dall'Italia per ascoltarmi. Ovviamente già talmente la guerra che ancora si sono coronato, no? Quei 2 anni che spero e non ho il biglietto. Insomma, mi ha fatto entrare per la porta di riserva tutti e quattro, ok? E abbiamo visto un concerto bellissimo. Se sarei lì. Qual è il problema? Acustica, italiano.
andava a provare, la portava a metà e... Grazie.